Sottosegretario, si stanno concludendo in questi giorni le assemblee organizzative programmatiche territoriali. Possiamo tracciare un primo bilancio? Ma intanto tanta partecipazione. Su tutti i territori abbiamo riscontri molto positivi. Tanta voglia di guardare al futuro e di disegnare la CISL del futuro. Partecipazione che innanzitutto ci fa riflettere su uno degli elementi fondamentali che dovremmo scegliere nell'assemblea organizzativa, rafforzare la presenza della CISL sul territorio e sui luoghi di lavoro, e cioè sui luoghi della contrattazione. Una grande partecipazione oggi all'assemblea organizzativa programmatica di Roma Capitale, Rieti e Viterbo. Quali sono gli obiettivi di questa importante iniziativa della CISL? Fare il punto della situazione sui problemi sindacali di questo territorio. La situazione molto complessa che abbiamo dal punto di vista sociale, dal punto di vista politico, dal punto di vista istituzionale, nel rapporto con gli enti locali, con le amministrazioni locali, il Comune di Roma in primis. E poi fare qualche proposta sul come operare per cercare di riavviare un po' il sistema produttivo nell'ambito di un progetto di sviluppo e di crescita e creare quelle condizioni per dare una risposta in termini di lavoro ai tanti che non lo hanno, che ce l'hanno precario, che ce l'hanno insicuro, che ce l'hanno molte volte sommerso. Bisogna dare una risposta in termini di lavoro. Questo è il territorio. E poi c'è la grande voglia di adeguare la nostra struttura territoriale alle indicazioni che la Confederazione, la CISL, ci ha dato dal punto di vista organizzativo. Avviare un processo di riadeguamento organizzativo che metta meglio la CISL nelle condizioni di presidiare il territorio e di esercitare quella funzione di rappresentanza e di tutela per gli iscritti e per i lavoratori in genere.